buonasera eccoci qua bentornati qui le conversazioni sull'iran questa sera riprendiamo diciamo manteniamo fede a una vecchia promessa cioè quella di trattare un argomento un personaggio di cui eh, avevamo già parlato, che abbiamo accennato in diverse altre dirette e che avevo promesso di affrontare prima o poi. Finalmente, insomma, abbiamo trovato il tempo e il modo di dedicare una puntata appunto a al Sadr, l'imam che scomparve. Adesso entriamo poi nel dettaglio della presentazione del, dell'argomento di questa sera. Buonasera agli amici e alle amiche che si stanno collegando. <coughs> Ricordiamo qualche appuntamento, quelli di, di questa settimana. Dopodomani, cioè mercoledì sera... Eh, ci sarà un altro appuntamento con il Cineclub ed è eh, un film di cui abbiamo parlato varie volte e qui ho messo il link di nuovo, Genaiate Bidegat, cioè, cioè eh, Carles Crime, così è il, questo è il titolo eh, diciamo, internazionale inglese che venne, con cui venne presentato anche alla mostra di Venezia nel 2020, un film di Sharam Mokri, è eh, un film molto particolare, è un film eh, diciamo molto, molto da cinefili anche. Però sicuramente affascinante, quindi credo che, che, che vi piacerà. Comunque, non è uscito in Italia, lo vedremo in persiano in, con i sottotitoli in italiano quindi è sempre un'altra occasione, diciamo, eh, particolare Mh, giovedì, e invece, finalmente, parleremo di Suvashun, eh, gruppo di lettura. E qui rimetto, ho rimesso già il, il, um, il link, lo, lo ripropongo di nuovo, perché <coughs> comunque è un eh, è un argomento anche questo. Interessante, un libro che molti di voi già avranno sicuramente letto, che alcuni stanno leggendo. Al modo alla fine di, di leggerlo, però eh, ricordo che il gruppo di lettura è gruppo, quindi bisogna iscriversi necessariamente al, a questo link che, che vi ho messo e che eh, non, non va in diretta, cioè, eh, va in diretta per chi si iscrive e, e soprattutto è importante che ci siate. Eh, che ci siate, cioè, insomma, voglio dire, ci deve essere qualcuno che, che, che partecipa e che commenta che il libro l'ha letto. Quindi questi sono i link: tanto poi vi manderò in questi giorni. Però insomma, per ricordarvelo, volevo, volevo farlo vedere. Eh, si pronuncia una serata molto interessante, spero di sì, Andrea, Giuri, Luigi, Alessandra, Francesco, Raffaele, Massimo, Giuliana, Raffaele. Claudio. Allora, giustamente Raffaele ha già messo il gioco condiviso, qui vedete che sta scorrendo eh, il, il banner con l'hashtag, eh, il solito. Cosa si vince? Allora, visto l'argomento di questa sera, sì, si può vincere, sono due cose in pari, poi a scelta del, del vincitore, libera scelta del vincitore. Allora, o eh, si vince una copia di eh, The Vanish e Mam, che è appunto un, 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 forse il libro più importante sul, sulla figura, sul personaggio e sulla storia di cui parleremo questa sera, o invece si può vincere anche una, una copia del, del calendario, quello del 2022. Eh, calendario che io faccio, faccio qua brevemente rivedere, eh, che tra l'altro avevo messo in vendita. Eh, qualche giorno fa, qualcuno di voi mi ha anche chiesto di nuovo il, il link e tutto quanto, che ha avuto un successo incredibile, nel senso che non sarà comprato nessuno. Cioè, nel senso che è bello che mi, qualcuno mi ha pure scritto apposta: Non trovo più il link, per favore, datemi, dammi il link, e tutto quanto. Io l'ho messo, ma no, non ho avuto manco una copia. Cioè, l'ho data adesso non mi che avesse vinto il premio eh, quella sera, dopodiché, il il, il, il link l'ho rimesso, e, ma non assolutamente non sarà comprato nessuno. Zero copie vendute. Quindi, se volete, l'ho fatto anche per sostenere un po' il, eh, così insomma, l'attività de, de, del tutto. Che, che faccio rivedere qui. Comunque, questo è Payip è, eh, è il negozio. L ho, l ho, l ho, insomma, è possibile acquistare delle piccole cose. Ma in quel, come in questo caso, sono, si tratta di. Eh, come dire, di, di file di, di oggetti digitali che poi si possono scaricare si possono utilizzare però ecco se, se, se vi interessa il calendario lo trovate qui quindi giocate 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 in modo che poi alla fine di questa trasmissione estrarremo a sorte e appunto potete scegliere dal calendario o libro bene l'ultimissimo annuncio prima di, di cominciare ancora ormai credo che ci siamo tutti la prossima settimana quindi dopo Pasqua parleremo invece di nuovo di cinema e parleremo di Lela e i suoi fratelli. Il film credo che sia per uscire, o forse è già è uscito in Italia, non lo so. Io l'ho visto, l'ho visto in lingua originale. Ci sono molte cose, parecchie cose di cui si potrebbe insomma, parlare. Si parlerà di questo film. Uh, spero che nel frattempo molti di voi lo possano vedere. E poi mh, martedì. Uh, 11 aprile eh, ci rivediamo qui online, ne parliamo, discutiamo, chi volesse intervenire, dire la sua, se l'ha visto, insomma ci sono, in Iran sta facendo discutere moltissimo, eh, sebbene non, non abbia ancora ricevuto il visto per uscire nelle sale, ma circola online come insomma, forma eh, pirata. Eh, però è comunque un film che, che è stato presentato in qualche un paio di cinema, eh, scusate, un paio di festival qui in Italia. e Credo che, sia, che sarà nelle sale, se non sbaglio, dal 6, quindi tra pochissimo, insomma tra, tra, veramente tra pochissimi giorni. Bene, vedo che state giocando. La io direi a questo punto possiamo iniziare. A Roma esce il giorno 6, grazie, Giuliana. Io vi consiglio di vederlo. Mm, è lo stesso regista di cui abbiamo visto. Metrici Sonim, cioè eh, il secondo appuntamento del nostro cineclub Io ho visto tutti e tre i suoi film. Eh, mi sono fatto un'idea un po' anche oramai, anche su di lui come regista. Questo è il suo terzo cortometraggio, e però non, non dico nulla per non influenzarvi. Cioè, nel senso, questo è, è un film molto, molto molto attuale, mh, soprattutto, diciamo, in, alcune, in alcuni passaggi. Statora, buonasera, Francesca Chiara, che abbiamo avuto qualche sera fa nostra ospite, chi non avesse visto la diretta con lei, consiglio ovviamente di rivederla. si trova tutto sul canale su quel, sul canale YouTube, specialmente. Costa delle Immortali, il suo romanzo, la sua storia, anche mi ho ricondiviso in questi giorni. E, però insomma eh, è un'occasione di nuovo, sarà un'occasione per parlare so sicuramente di Iran, ma sarà un'occasione anche per parlare di cinema iraniano, anche un po' di certe tendenze ultime negli ultimi anni del cinema iraniano, di come è cambiato, di come si sia trasformato, di come anche certi registi stiano interpretando anche il ruolo, ruolo diciamo di intellettuale all'interno del paese. Bene, credo di aver Detto anche troppo, direi che a questo punto possiamo cominciare ad affrontare il tema della sera del personaggio di Esala, cioè Musa al Sadr, l'imam che scomparve. Mai come in questa occasione potremmo dire che la fine è nota, cioè, nel senso che noi parliamo di un personaggio che è scomparso nel vero senso della parola, cioè di cui si sono perse le tracce in un giorno preciso: il 31 agosto 1978. Sulla sua fine, cioè la fine è nota ma nemmeno poi tanto, cioè nel senso che le ipotesi di ipotesi sono state diverse, vedremo magari verso la fine del, de, di questo racconto quali, quali sono, però in questa occasione ci interessa eh, concentrarci invece sul, su, diciamo, sul suo percorso. Eh, di, di, di religioso, di politico, di pensatore, di personaggio pubblico nel Libano degli anni 70. Eh, si corre il rischio quando si parla di alcuni personaggi. No? Da noi, per esempio, è stato per molto tempo per Pasolini che una fine tragica e misteriosa eh, sia stata eh, a un certo punto. Eh, Discussa, commentata molto più di, della sua vita, cioè nel senso che ci sono tante di quelle cose importanti nel suo percorso eh, che invece vengono addirittura un po' offuscate dal, 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 così, dal clamore o dal, dal mistero legato alla loro scomparsa. Questo è un po' il caso di Musa Sadr, perché eh, anche chi non, non lo conosce benissimo sa che appunto è stato. È, è, è sparito, Francesco dice di sicuro, non si è occultato, sicuramente ci sono delle analogie, no? qui con il fatto che parliamo di, di Islam sciita e quindi del dodicesimo imam, che come sapete per gli sciiti si è occultato, in realtà non è mai morto. Musa al-Sadr a un certo punto scompare. Però vediamo, cerchiamo di capire prima chi, chi è, chi è stato Musa al-Sadr. Allora, eh, lui nasce a Acom in Iran il 4 giugno 1928, è la strana volta come la storia poi si diverte con, con, con certe date, la no? stessa data del giugno, stesso giorno, o, o il giorno dopo la morte di Khomeini Ovviamente parliamo di no? 89, muore Khomeini Lui nasce a Qom in un quartiere mh, storico di Com eh, appartiene alla famiglia eh, Sad di eh, Jabalamel in Libano, cioè è un ramo della famiglia Mussavi che risale a Musa ibn Jafar, il settimo imam sciita e infine al profeta islamico Maometto attraverso sua figlia Fatima, cioè. Eh, al-Ba'it, al cioè il termine arabo che significa la gente della casa, è un termine in cui ci si riferisce alla famiglia del profeta, eh, quindi a Maometto, eh, la figlia Fatima, il genero Ali e i loro discendenti. Poi in, sen in senso più ampio si riferisce a tutti i discendenti di del profeta e di suo zio Abbas, che sono considerati comunque della famiglia di Maometto. Questo perché? Per dire che il nostro personaggio nasce, diciamo, ha un certo, dire, potremmo dire, lignaggio religioso, cioè appartiene a una famiglia molto mh, importante tra eh, i de, religiosi sciiti, che proviene dal Libano. Quindi mh, lui nasce in Iran, ma la sua famiglia è originaria del Libano. D'altra parte, questa è una cosa importante da sottolineare, che questo legame è un legame antico. Ehm, se noi guardiamo adesso potremmo fare altri casi altri esempi cioè tra alcune corrispondenze di alcuni personaggi religiosi tra Libano e Iran si nota spesso che sono imparentati tra loro eh, poi anche attraverso matrimoni diciamo eh, più o meno combinati e eh, via dicendo ma c'è un motivo perché eh, all'inizio diciamo quando il, la dinastia safavide dopo il 1501 eh, decide di convertire l'Iran, che fino a quel momento era sunnita, allo sciismo, scelta assolutamente politica, come abbiamo visto altre volte, cioè de dettata dalla volontà di, eh, eh, di distinguersi dall'impero ottomano sunnita, Gli, i, i sovrani safavidi fanno arrivare in Iran i eh, religiosi eh, sciiti, perché devono convertire la popolazione. Quindi è un progetto di conversione culturale, un, un progetto di propaganda religiosa, potremmo dire. E quindi i primi, i primi um, imam, i primi, i primi eh, religiosi eh, sciiti, anche di un certo livello, vengono dal Libano, quindi dal Libano all'Iran. Parliamo del XVI secolo. Nel, nella storia poi del nostro personaggio, vediamo che lui, già dalla, 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 dalla sua giovinezza, cioè dalle prime decisioni in campo eh, di studi, è un personaggio decisamente eh, atipico e anche coraggioso, perché lui a come eh, ha il primo diploma, la sua prima diciamo, certificazione di giurisprudenza islamica, da Rajate al Igdihad, detta così, però dopo fa una scelta che per l'epoca è abbastanza clamorosa, cioè si scrive, va a Teheran e si scrive alla facoltà di economia e, e si laurea in economia nel 1953. Quindi è uno dei primissimi ad avere sia un corso di studi religioso <coughs> sia uno, diciamo, come potremmo dire, secolare, diciamo tradizionale, eh, civile, appunto, eh, si laurea anche in economia. Nel 1954, l'anno successivo, si trasferisce a Najaf per completare gli studi teologici. Dobbiamo tenere presente che Com e Najaf, e questo vale allora, ma, cioè vale allora negli anni 50, ma vale ancora oggi, sono i, sono i due grandi centri cirri. Najaf in Iraq come in, in Iran eh, e lui decide appunto di, di andare in Iraq per completare il suo corso di studi. In questo periodo, cioè negli anni della sua prima permanenza in Iraq, viaggia eh, in, in Libano, ritorna in Libano, va a trovare il, la sua famiglia che è a Tiro e eh, si lega in, que in, que in quelle occasioni alla guida dei musulmani sciri libanesi Abd al hussein Sharaf al-Din di cui prenderà anni dopo il posto cioè eh, comincia già allora eh, in militare relativamente giovane a a ad intraprendere così, a stabilire un legame forte con quella che è poi è la, la sua terra d'origine, il Libano nel 58 succede una cosa importante in Iraq c'è un golpe la monarchia di Faisal II viene destituita dal re e il primo ministro vengono, eh, vengono condannati a morte, vengono giustiziati e eh, Musalzad ritorna in Iran. Questo è un primo passaggio. Nel 59, quindi appena un anno dopo, lui però da, eh, da, da Com va di nuovo in Libano, si trasferisce a Tiro e lì diventa, un emissario dell'Ayatollah Buruj Erdi e dell'Ayatollah Musin Al-Hakim allora l'Ayatollah Buruj Erdi è il, in quel momento il l'Ayatollah il religioso eh, sciita più importante in Iran, è il predecessore di Khomeini per intenderci ha una, come dire, una visione anche della politica del rapporto alla religione politica completamente diversa rispetto a quella che sarà quella di Khomeini è diciamo quietista ha buoni rapporti con lo Shah ehm e, e allo stesso modo eh, anche mh, ha buoni rapporti con, in, con gli sciiti libanesi e viene inviato appunto lì, eh, Musa al-Sadr, eh, diciamo, eh, come com emissario di, 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 di Borujerdi. Qui comincia il, il la grande lavoro, eh, diremmo, eh, soprattutto politico, in un certo senso di Musa al-Sadr, perché lui diventa mh, anche abbastanza rapidamente una figura di riferimento per tutti gli isciti -li libanesi che in quel momento sono una minoranza eh, diciamo svantaggiata diremmo oggi e marginata soprattutto politicamente e anche economicamente. Ed è qui che lui prende il termine di imam, cioè sapete che imam è colui che guida la preghiera, in realtà gli imam sono dodici, quindi il termine eh, diciamo, imam in questo senso è un, è, un, è un termine un po' volgarizzato, un po' come sarà per Khomeini, Khomeini è ricordato come imam Khomeini, anche l'aeroporto no? si chiama così, ma non è uno dei dodici imam. I dodici imam sono, sono quelli che terminano appunto con il dodicesimo che è quello occultato e sono loro i dodici del, 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 del come dire dello sciismo duodecimano però questa connotazione questa denominazione di imam vuol dire che chiaramente lui ha conquistato una fiducia una popolarità un carisma all'interno degli sciiti libanesi che è decisamente eh, notevole e qui appunto che coltiva la sua leadership negli anni diventerà alla fine a capo del supremo consiglio islamico sciita che è un organismo eh, all'interno del libano creato appositamente per aumentare il peso della comunità nelle decisioni politiche. Però l'aspetto fondamentale per capire Musa Sadr è che lui non è rispettato soltanto dagli sciiti, cioè lui diventa il leader, la figura carismatica religiosa di una minoranza, ma mh, riesce a conquistare la fiducia anche delle altre comunità eh, del Libano. sapete che il Libano è un... Un, un, un paese di un multiculturalismo, una composizione mh, eh, confessionale anche molto problematica. No? Ancora oggi sappiamo quanto sia complicata, Non sto qui a fare la storia del Libano, anche perché sicuramente ci sarebbe qualcuno molto più bravo di me a farla. Però eh, eh, al-Sad riesce a lavorare con un lavoro, potremmo dire oggi, oggi va di nuovo al termine empowerment. No? C'è cioè questa cosa di lavoro, di inclusione, di, di di, 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 di sostegno all'ingresso nel mondo del lavoro e lui soprattutto sia a sostegno di chi è svantaggiato anche da, 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 dai conflitti interni, eh, dalla guerra, dalla povertà, ma riesce ad avere, nonostante sia in un ruolo. Ehm, contesto conservatore come, come quello in cui lui si muove anche una, un, una forte spinta all'integrazione sociale e de lavorativa delle donne qui per esempio lo vediamo che è l'innovazione di una scuola per infermiere vedete che insomma sono, sono anche insomma vestite in, in modo che oggi impensabile anche per l'Iran voglio dire no? è cioè, lui che è al, al momento del, se, sono, se non sbaglio questa è la consegna dei diplomi alla fine di questa scuola e ha un, ehm, un rapporto di dialogo molto fruttuoso con i cristiani maroniti. Lui chiede ai cristiani maroniti di rinunciare a una parte del loro potere però vuole che gli sciiti finalmente entrino nella vita politica del paese ma eh, lavora incessantemente per mantenere le relazioni pacifiche tra i gruppi. Cioè la sua non è una posizione settaria di, confl di conflitto tra le varie comunità. <ride> Tra l'altro lui in questo momento è quello che vedete con Nasser cioè quindi lui aveva, come dire, era un, un, un personaggio che eh, come dire, viaggiava, aveva. Possibilità di, di essere accolto da, nelle cancellerie, nelle presidenze, nelle corti insomma, di, di, di buona parte dei paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente, ma non solo, anche de, dell'Africa. E quindi in quegli anni ha un, delle ottime relazioni anche con, con l'Iran, cioè lui riesce, ritorna anche in Iran, allora c'è ancora lo Shah, ricordiamo, con l'Iraq, la Siria, l'Arabia Saudita. Viaggia anche in Europa, in Africa, in Asia, per esempio nel 1975 visita la Francia, incontra eh, Valerice Gadestan, Chisgar nel 1977 partecipa alla conferenza islamica Lahore in Pakistan. È insomma un, un personaggio che ha un, da, 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 da metà degli anni 60 in poi, un, ma anche prima, un, diciamo, dal, dai primi anni 60 eh, in poi, una, uno spessore internazionale. Qual è un passaggio importante? È un passaggio decisivo anche per la storia poi del, di tutto il Medio Oriente e, della, e del Libano in particolare. La nascita di Amal, cioè è uno dei fondatori del cosiddetto movimento dei, dei diseredati, l'obiettivo è l'emancipazione dei scidi -li libanesi. Nel 1975, di fronte alla crescita delle tensioni in Libano che poi porteranno alla guerra civile, organizza una sua milizia armata. Però questa è la bandiera di Amal, che, che appunto è, la, è, 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 diciamo, è quello che viene considerato in genere l'antenato, il padre degli, di Hezbollah. Hezbollah nascerà dopo, su chiaro impulso, imitazione e sostegno iraniano della Repubblica Islamica, ma qui siamo ancora prima. al saddam però non vuole che questa milizia sia una milizia eh, aggressiva, sia uno, soprattutto uno strumento a presi compiti di autodifesa. Questo sarà un, un capitolo molto, molto delicato. In questo momento qui è il caso di, di fare un po' di fermarci un attimo. In Libano transitano, vivono e si stanno formando anche molti altri eh, iraniani che sono gli oppositori al regime dello Shah. Scusate che bevo un secondo. Due su tutti sono eh, Mustafa Chamran e Sadegh Ghotzade. Ghotzade ne abbiamo già parlato, no? Ricorderete figura tragica, misteriosa, se vogliamo anche in parte romantica, il rivoluzionario che poi finirà eh, giustiziato dalla stessa Repubblica Islamica per tradimento, dopo esserne stato ministro degli esteri, dopo essere stato residente del direttore della, della radiotelevisione, Mustafa Chamaran è un personaggio non meno importante, che probabilmente mh, è un po' trascurato, almeno in Occidente, ma ebbe un ruolo importante soprattutto dal punto di vista militare. Era un fisico eh, laureato in fisica, studiato negli Stati Uniti e in quegli anni in Libano si, eh, si sta eh, attrezzando, si sta organizzando, sta addestrando anche una sua milizia per una rivoluzione armata contro lo Shah. E in effetti un ruolo lavorando nella fase. Il proprio terminale, finale della rivoluzione, poi Chamran morirà durante la, la guerra con l'Iraq. Tra l'altro, tutti quelli che conoscono anche qui la toponomastica di, di Teheran e anche delle grandi città iraniane, questo nome suonerà comunque familiare, anche se magari non conoscono il personaggio. A Chamran è, un, è, è una strada importante, lunghissima eh, di Teheran, una specie di grande tangenziale. Perché sono importanti questi due eh, personaggi? Perché Musa Sadr e Chamran sono stati la spina dorsale della rivoluzione iraniana e, e non si può parlare della rivoluzione iraniana senza menzionare queste due persone. Cioè eh, l'idea poi di fondo, vedremo quanto è, è, è vera, è che cioè anche Musa Sadr sia stato un personaggio eh, importante per la rivoluzione iraniana, non soltanto per la storia del Libano, ma anche per l'Iran. Però sa di fatto che questi sono personaggi che lui conosce, frequenta, con cui opera, e su cui ci sono anche molti, dire, anche molti misteri e molte cose che andrebbero a raccontare, ma lo vedremo anche in, in altre, in altre eh, situazioni. Allora, bisogna precisare che è grandissima la distanza tra un personaggio come Musa Sadr e come Nim. Allora, io ho messo questa foto qui eh, non perché semplicemente così è, è come dire... Eh, particolare che quello vedete qui che fuma a no? un caffè con, con altre persone, cioè, un atteggiamento che, mh, difficile da immaginare nella stessa situazione come Nino e qui vedete che fianco a lui è Gord appunto, eh, il personaggio di cui abbiamo parlato poco tempo fa, poi, un pochi istanti fa, cioè, l'altro uh, iraniano in quel momento rivoluzionario e, e in esilio e che si sta preparando per, per abbattere il regime dello Shah. Qual è il punto essenziale? Che Musa Sadr non, non crede nella velayat e di Rollah Khomeini, cioè lui non crede nella, nel governo il giureconsulto. Il suo Islam politico è più in linea con quello appunto dei, dei suoi margeta aglit, cioè delle de, 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 de fonti di imitazione della sua epoca, quando appunto abbiamo detto Burroughs Gerdì oppure Rabdai Hakim. Eh, cioè È per una di, distinzione tra politica e, e religione, sebbene appunto lui veda eh, i religiosi come. E se stesso anche come attore politico, ma non crede in un governo dei religiosi, questo è molto, molto importante. D'altra parte, il suo percorso, il suo pensiero religioso è molto diverso da quello di Cumeni. Lui è, ehm, partecipa alla proclamazione di, Paolo, di Papa Paolo VI nel 63, Mh, lui ha seguito gli anni precedenti, e anche allora il Concilio Ecumenico Vaticano II. Che ha una influenza su di lui. E lui è l'unico dignitario musulmano che viene eh, invitato ufficialmente alla, alla proclamazione di Paolo VI e ha, ebbe in quegli anni un, un rapporto vicino molto, molto importante con la Chiesa Cattolica. Ehm, Qui c'è un, un sermone che lui tiene nel, uh, nella chiesa dei Cappuccini a Beirut, il 18 febbraio 1975. Vi leggo uh, testualmente insomma quello che disse: O uomini e donne credenti, troviamo allora un punto d'incontro negli esseri umani, sul piano degli esseri umani di ogni essere umano. Ognuno deve essere, infatti, oggetto delle nostre parole e della nostra azione quelli di Beirut, quelli del sud, quelli dell'Ermel, quelli dell'Akkar, quelli delle periferie della stessa capitale, da Carantina a Il-Al-Zulum. Nessuno è al di fuori di questa occasione, né messo da parte né classificato. Difendiamo perciò gli esseri umani del Libano affinché possiamo difendere questo paese, il paese dell'essere umano, pegno della storia e pegno di Dio. Eh, lui eh, tra l'altro sosteneva, è diventato famoso, lui sosteneva che i... E I mullah eh, sarebbero dovuti andare a predicare nelle chiese e i preti cattolici ne, nelle, nelle moschee. Aveva una visione anche abbastanza scandalosa anche per molti musulmani dell'epoca. Sta di fatto che, proprio in quegli anni, lui cerca in tutti i modi di adoperarsi, di esporre anche la propria, la propria persona, di farsi garante per fermare la spirale di violenze che sta eh, attraversando il paese. Nel 74 cerca di, di fermare appunto una guerra che oramai sta per scoppiare iniziando un digiuno uno sciopero della fame in una chiesa di, di Beirut in quell'occasione viene visitato da dei libanesi di tutte le fazioni sia i cristiani sia i musulmani Ci, vanno a trovarlo anche Yasser Arafat, il ministro degli esteri siriano al-Alim Khaddam si forma un gabinetto di unità nazionale che era però vita breve Però, eh, diciamo, lui in quel momento riuscì pure per poco a fermare la guerra civile però il problema di quegli anni, il problema del, del Libano di quegli anni, oggi è un po' difficile raccontarlo ehm, come dire, con, con la prospettiva in cui allora anche le cronache seguivano quello che accadeva eh, tutti i giorni. Perché? Perché in, in Libano eh, si era rifugiato eh, l'Olp di Arafat, e lui durante quegli anni ebbe dei rapporti non semplici né con l'OLP, cioè né con Arafat, né con la Siria. Infatti, Musa Sadr si schiera contro la divisione del paese e cerca di promuovere una coesistenza eh, pacifica tra le varie fazioni libanese. E con, in, in questo cerca anche di controllare appunto, le milizie sciite al di fuori, del di non coinvolgerle, come abbiamo visto, in un conflitto settario. Con l'OLP ha un rapporto ambivalente perché da una parte eh, è solidale con la causa palestinese, non potrebbe essere altrimenti, però eh, non vuole e teme che come poi sarà che le basi dell'OLP in Libano eh, usate per operazioni eh, contro Israele poi siano oggetto di rappresaglie e di intervento da parte di Israele, come appunto poi sarà una famosa operazione pace in Galilea, anche successivamente, quindi è esattamente quello il, 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 il pericolo, il grosso pericolo. Ugualmente, il rapporto con la Siria è un rapporto problematico, perché lui cerca di mantenerlo, non vuole assolutamente che, che, il, che il Libano diventi un protettorato della Siria. Eh, anche qui per una questione anche eh, eh, confessionale, sapete, gli alawiti mh, che, che, che già allora con Assad padre governavano la Siria e, mh, e trovavano poi nella comunità eh, sciita libanese un potenziale alleato naturale. Lui cerca, però, in tutti i modi di, di, di salvaguardare l'indipendenza nazionale del, del Libano. Infatti, nel 78, una delle ultime sue azioni che riesce a fare, visita la Siria, si incontra con il presidente Afrin al-Assad e discute le questioni inerenti alla situazione interna del Libano. È, un, è, è veramente un, un percorso a ostacoli e sempre sul filo veramente del rischio. Qui lo vedete insieme ad Arafat, ma ovviamente la sua posizione era molto, molto complicata. E con, con Arafat e con l'OPPO non aveva indubbiamente un, un, grandissimo, un grandissimo rapporto. Questo è eh, il, Le religioni al servizio dell'essere umano, è il titolo anche del, del testo, del, del, diciamo, del libro più importante, questo eh, se non sbaglio è disponibile anche in italiano, vi leggo soltanto alcuni passi per, eh, per capire un po' meglio il pensiero. Le religioni, sostiene Musalzad, erano una sola perché la Genesi, il Dio, è una e il fine, l'essere umano, è uno e il percorso, questo creato, è anch'esso uno. Quando abbiamo dimenticato il fine e ci siamo allontanati dal servire l'essere umano, abbiamo dimenticato il Dio ed ecco che Lui si è allontanato da noi. Ci siamo divisi in gruppi e il male è stato gettato tra di noi. Così ci siamo trovati in disaccordo, frammentando l'unico creato, servendo interessi particolaristici, adorando divinità diverse da Dio, e abbiamo logorato l'essere umano che è finito con il lacerarsi. Ritorniamo alla via ora, ritorniamo all'essere umano perché Dio stesso ritorni a noi. Ritorniamo all'essere umano afflitto dal tormento affinché ci possiamo salvare dal tormento divino. Troviamo il nostro punto d'incontro nell'essere umano oppresso, logorato e lacerato affinché possiamo incontrarci in ogni cosa e incontrarci in Dio, di modo che le religioni siano una. Questo è, è uno dei, dei brani più importanti di, di Musa al-Sadr, eh, che racchiude un po' il, il, suo, il suo credo. Il suo, il suo messaggio spirituale, che però era anche il suo messaggio politico, come abbiamo visto. E qui arriviamo al momento eh, cruciale, cioè la sua scomparsa. Perché noi oggi ancora non abbiamo una una, una verità storica, nemmeno processuale, cioè non, non, non c'è nessuna, ci sono tante ipotesi diverse. Eh, o meglio, non tante, ce ne sono due, o tre, e negli ultimi anni una in particolare ha preso un po' più mh, terreno, vediamo quale. Lui il 31 agosto 78 si reca in visita ufficiale in Libia accompagnato da due collaboratori, Sheikh Muhammad Yacoub e Abbas Badreddin. L'obiettivo di questa visita è incontrare il, li, il leader libico Muammar Gheddafi e poi dopo dovrebbe andare in, in Italia per una conferenza, se non sbaglio si tratta di una conferenza sull'immigrazione a Roma. Però i tre scompaiono, cioè a Roma non arrivano, non arriveranno mai nell'albergo prenotato a Roma, né nel, la, la compagnia aerea potrà confermare che loro erano saliti sul, su, su quell'aereo e, e quindi di fatto non c'è nessuna eh, verità. L'ipotesi più accreditata è quella che siano stati uccisi in Libia, cioè che sia stato Gheddafi a farli fuori, però su questo forse non ci sono... Grandi, grandi dubbi, cioè che, che probabilmente l'unico posto in cui siano stati è stata la Libia, però perché siano sia si stati fatti fuori? Qui sono state delle ricostruzioni, alcune anche un po' forzate, cioè che. che eh, al termine di un alterco con, con Gheddafi in, in, in un accesso di ira Gheddafi li abbia fatti arrestare e poi uccidere eh, le, 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 la, diciamo, i motivi dello sconto sarebbero stati, sono stati diversi per alcuni si trattano di dispute teologiche, altri su questioni politiche sulla Palestina eh, e molte cose diverse qualcun altro dice che in realtà eh, qui giustamente ci è stato a Roma, su, sul volo all'Italia arrivano i bagagli però anche su questo eh, eh, questo è un punto, però loro non arrivano mai. Anche lì c'erano supposizioni che fosse una ricostruzione, fosse una per sviare la, la, la pista, Massimo. Che chiede, riguardo? La scomparsa è emersa qualcosa di archivi libici, dopo che Davide, dagli archivi no, dalle, dalle confessioni, dal, dalle ricostruzioni, dai tentativi anche ufficiali iraniani di, di avere una, una, una verità, qualcuno avrebbe detto appunto che comunque sarebbero stati uccisi, sarebbe stato ucciso eh, al Sadr in, in Libia, però su una, una vera ricostruzione attendibile con delle prove non c'è stata. Qualcuno, qualcuno suggeriva che, che fosse stato l'Olpa a richiedere un'eliminazione di, di Sadr, quindi che, diciamo che da parte di Arafat ci fosse stata questa, questa pressione. L'ultimo eh, diciamo, filone, l'ultimo tentativo, l'ultima ipotesi è che in realtà forse in tutto questo il filone iraniano non è del tutto estraneo e non del tutto innocente. Cioè, Qualcuno ipotizza che in realtà eh, tra la fazione di Comini, ricordiamo siamo al 31 agosto 78, eh, cioè non, la, la rivoluzione non, è, non ha ancora vinto, siamo, siamo per entrare nelle, nelle settimane e nei mesi cruciali, poi per la caduta dello Sciala, la vittoria di Comini, ma soprattutto in un libro uscito. Eh, nel 2016, io qua vi linko anche un articolo che potrebbe essere interessante per, per, per leggere e ricostruire un po' il tutto: qualcuno ipotizza che, uno, che un ruolo non indifferente lo abbia avuto Besti, Besti che era collaboratore di eh, Cominì, tra l'altro con un passato in, ad Amburgo eh, in Germania, allora molto attivo poi anche nella costituzione stessa del partito proprio di, di Cominì. Avesse esercitato un'influenza su, eh, su Gheddafi affinché liquidasse, affinché si sbarazzasse, cioè uccidesse eh, Sadr, che diciamo non era amatissimo in, in Iran, cioè non era amatissimo da questa parte, dalla parte appunto di Khomeini. Tanto che correvano voci anche così non mai, mai provate, con cui qualcuno sosteneva che in realtà Sadr fosse. Fosse alzato degli occidentali, fosse, fosse pagato eh, dagli americani o fosse comunque d'accordo con lo scià, Addirittura, d'altra parte lui aveva incontrato lo scià in uno dei suoi viaggi quando del periodo eh, libanese. Quindi, in realtà, eh, la stessa Repubblica Islamica, che in un certo senso poi chiede la giustizia, chiede la verità su questo caso, non è detto che i, coloro che poi hanno governato il paese, che, che poi sono andati al potere nel Paese, in realtà ne sappiano più di quanto dicano, di quanto abbiano mai ammesso, cioè che in realtà questa figura non fosse un, 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 un reale alleato dei rivoluzionari, di quella fazione dei, dei rivoluzionari. Vediamoci sempre che la, la competizione poi sarà uh, feroce e veramente con dei risvolti inaspettati, abbiamo visto appunto anche Goldsadé che fine poi farà, no? appena nell'82, quindi insomma, nemmeno tre anni dopo la vittoria della rivoluzione. Eh, sarà giustiziato dalla Repubblica Islamica stessa. Quali sono però le conseguenze? Perché poi al di là di, di tutto il, come dire, tutte le, le ipotesi, i, i complotti che possiamo immaginare, le, 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 le rivelazioni, la speranza di avere un, come dire, un, 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 una verità perlomeno parziale di quello che è successo, noi dobbiamo analizzare le conseguenze. Cioè, La, sc la scomparsa di Sadr. Cosa provocò? E allora la, la scomparsa di Saddam alla vigilia della rivoluzione iraniana e in un momento di grande tensione tra gli sciiti libanesi e i palestinesi, di da Rafat, crea un vuoto, cioè, un vuoto insomma, pesantissimo nello scacchiere medio orientale, politico e anche ideologico, cioè gli sciiti libanesi ne escono indeboliti. Questo è... è matematico, cioè il loro leader, quello riconosciuto, quello anche conosciuto dagli altri, stimato, temuto se vogliamo, ma comunque rispettato da tutti, eh, non c'è più. Sul fronte iraniano, in questo caso, all'interno del, del de, tra i religiosi, eh, la posizione di Comeni si, 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 si rafforza, perché se eh, fino ad allora anche all'interno, diciamo, del clero, mm. sciita c'era comunque un'altra figura di grande peso. Come quella di Sadra, anche se non era nemmeno lui era in Iran. come d'altra parte non, ricordiamoci che non c'era manco Khomeini in Iran in quell'epoca. Eh? Cioè parliamo del 31 agosto, quindi all'epoca Comeni è a najaf è ancora in Iraq, bello bello a Najf. Eh, prima ancora che, che poi lo Scià faccia l'errore di chiedere al l'espulsione al, al governo iracheno. Quindi eh, erano entrambi due leader religiosi esil in esilio quindi mh, questo va ripensato sempre e sicuramente la posizione di Comini si rafforza quindi in, in, que in questa situazione attenzione a un altro fatto I, le, due, le, le due conseguenze sono intimamente legate tra di loro perché anni dopo pochi anni dopo Esbollà nasce e nasce su sponsorizzazione modello eh, spinta iraniana e iraniana della Repubblica Islamica perché non c'è più Sadr cioè quel modello che lui aveva proposto eh, lui non c'è più quindi eh, si rafforza l'idea che eh, la causa dei ciri libanesi possa essere sostenuta soltanto seguendo il modello che, che in, quella, in quel frangente in, quella, in, quella, in quel momento storico risulta vincente cioè quello della rivoluzione perché la rivoluzione ha vinto cioè, ricordiamoci sempre questo: cerchiamo di, di vedere il, il, la, la, il tutto con gli occhi eh, diciamo, contemporanei del, di quello che sta accadendo. Quando la rivoluzione vince, uno dei primi ad andare a visitare eh, Khomeini sarà proprio Arafat, ma sarà una visita pure abbastanza strana. Eh, perché lo slogan è oggi l'Iran, domani la Palestina. Ma mh, Arafat gioca, gio fa anche un gioco sporco perché rimane poche ore a Teheran, poi se ne va subito giù nel Khusastan dove apre un consolato eh, palestinese e dove fa un discorso molto panarabista, cioè nel senso ricordiamoci sempre che poi dopo quando scoppia la guerra tra Iran e Iraq Arafat sarà con Saddam. Mm? Ecco, insomma ri rimettiamo insieme i pezzi e in tutte queste, queste questo grande scacchiere, anche questa... Grande ragnatela di, di personaggi, di fatti, di date, eh, questa, i, i, i fatti sono questi. L'eredità, eh, qui stiamo per concludere questo, questo discorso. Oggi è ancora mh, è ricordato un, un personaggio importante della comunità libanese-sciita e, e mh, la sua eredità è venerata sia dai, se, dai seguaci di Amal che da quelli di Hezbollah. Per molti è un martire, cioè rimane scomparso, quindi si lega ovviamente anche a tutta la mistica sciita, eh, tanto che addirittura in, alcuni, in alcune zone del Libano eh, è popolare imitare il suo accento persiano, so, ricordiamo sempre che lui comunque era nato in, in Iran e quindi il suo arabo aveva comunque un accento persiano. E rimane comunque, il Partito Domani rimane un'importante organizzazione, sciita in Libano e, e guarda sempre al Sadr come il suo fondatore. Da leggere, eccolo qui il, il libro che vi dicevo, eh, Le religioni al servizio dell'essere umano, tra autore e colore di Mirko Colleoni: Tutta l'energia dell'essere umano, così come le energie di tutti gli esseri umani, devono essere preservate e sviluppate. E questo è, era, è il, il suo libro. Un, 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 come dire, un appendice va ricordata eh, va, va dedicata pure, perché il nome sicuramente ci dice anche qualche altra cosa. Eh, è, perché noi, noi conosciamo Muqtada al Sadr, no? L'abbiamo conosciuto soprattutto come dire, una, una quindicina di anni fa, una, quasi una ventina oramai di anni fa, quando, dopo l'invasione americana dell'Iraq, abbiamo cominciato a sentire parlare delle milizie scire di questo eh, Sadr e di tutta la sua eh, suo grande attivismo, poi dopo anche il suo rapporto conflittuale, molto contrastante con l'Iran, eh, prima di amicizia, poi di contrasto, poi di, di guerra aperta, eccetera, eccetera. Comunque la famiglia è quella: lui è un cugino di Musa al-Sadr, il padre di Muqtada, eh, eh, Muhammad Sadiq al-Sadr, era stato un importante agliar che viene ucciso nel 99 su ordine di Saddam Hussein. La popolarità di Muqtada al-Sadr, personaggio poi anche molto criticato per alcuni, anche abbastanza folle in alcuni dei suoi atteggiamenti, eh, si basa anche sulla popolarità sul carisma di suo suocero che era Muhammad Bakir al-Sadr che era il fondatore del partito diwa, di il partito sciita iracheno, che venne giustiziato dalle autorità irachene nel 1980. Se voi ricordate, particolare un po' macabro, quando eh, Saddam Hussein viene impiccato, eh, se non sbaglio è nel 2004, il, uh, una delle persone che, diciamo che, che lo, lo, lo che accompagna al patibolo è proprio un... Uh, uno dei figli comunque è, è, è come una sorta di vendetta della famiglia appunto al-Sadr, del, del suocero appunto di Mukhtar al-Sadr che è, comunque è un personaggio di quando si parla di eh, politica in Iraq eh, è impossibile non parlarne quindi vedete no? tre paesi Iran, Iraq e Libano eh, con un finale misterioso e eh, tragico in Libia però questo questo filone eh, di, di, di una grande famiglia di religiosi sciti che attraversa questi tre paesi. Questo era il, il, il tutto, eh, diciamo il, il discorso che mi insomma percorrere, quello, quello che abbiamo voluto fare insieme. Vi ricordo che la presentazione la manderò. Sarà disponibile per gli abbonati mh, al canale YouTube. Quindi invito tutti quelli che volessero avere anche materiali di questo tipo ad abbonarsi al canale. È un invito che io rivolgo sempre, anche un modo per sostenere le nostre dirette. Allora, qualche commento. Raffaele dice, mi sembra veramente un personaggio ecumenico nel momento in cui settarismi religiosi e fanatismi prendevano il sopravvento. E credo proprio di sì, cioè, questa è un'eredità un fortissima. Poi ci sarebbero anche tutta una serie di aneddoti di, 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 di lui nel, nel, nel Libano di, di quegli anni, eh, anche delle immagini, anche del, con una, una sua... Presenza scenica forte, c'è cioè un, un uomo anche alto, eh, anche con una presenza direi, molto carismatica, in, in, così, nel contesto anche delle moschee e del mondo religioso di allora. Direi anche molto, veramente molto diverso da Comini, anche fisicamente, no? non è stata una questione così come dire, di età. Generazionale, però è una questione anche di stile e di interpretazione del ruolo, evidentemente. Francesco uh, dice: Viene da pensare che Comini una volta di più abbia ottenuto vantaggi da tragedie come questa. Ma infatti sì, cioè, è proprio questo il punto. Adesso che, che sia stato, ci sia il suo zampino o meno in questa storia, va detto che per buona parte del, del suo ultimo. come dire degli anni poi decisi, per cui noi oggi parliamo di Comenì, quindi insomma dei, dei suoi ultimi 10-15 anni, veramente vivevano quasi tutte bene, cioè nel senso che ci sono una serie di circostanze che a essere, eh, come dire, a essere generosi eh, potremmo dire che, che, che sono tutte fortuite, eh, altre in cui veramente eh, eh, o ha tramato, ha saputo tramare, ha saputo. Manovrare bene anche le pedine giuste, ma comunque tutti, come dire, tutti i passaggi sono tutti a suo favore. Questo ne è uno, e, e, ma anche altri personaggi, come abbiamo detto, eh, eh, Talegani. Eh, altri personaggi che sarebbero potuti essere degli oppositori, o quantomeno personaggi che avrebbero potuto influire sul, sulla, sulla, sul, sul suo potere, sul. Sulla sua, sulle sue decisioni all'inizio della rivoluzione scompaiono, muoiono. Eh, qualcuno muore in guerra, qualcuno muore in incidenti, qualcuno muore di infarto, però se ne vanno o non ci stanno più. E, e lui è spesso molto abile a sfruttare quegli errori degli altri, dei suoi avversari. Lo scià in primis, come abbiamo visto tante volte con tutti i passaggi che abbiamo fatto. Bene, allora io non so se ci siano uh, altri. Mh, altri... Così, domande o interventi io spero che abbiate votato cioè che abbiate eh, che, abbiate, che siete, siete ancora in tempo per eh, per giocare per gioco condiviso e qua rimetto qui il eh, anzi lo metto fisso così gli ultimi eh, arrivati possono accorgersene meglio e quindi possibilmente eh, scrivete l'asta che gioco condiviso adesso facciamo l'estrazione Andrea dice, in quegli anni i personaggi di grande spessore e oggi eh, chi si carica la loro eredità? Eh, Sinceramente, sì, cioè, sarebbe, sarebbe interessante Andrea un, una riflessione eh, su cosa è oggi l'Islam politico, o, o meglio, eh, quale eredità la rivoluzione e la Repubblica Islamica dopo 40 e passa anni? Lasciano nella politica io non, non, non faccio discorso eh, religioso, teologico, eh, morale. Dico eh, ci sono dei religiosi politici oggi nel mondo sciita, iraniano e no, cioè iraniano, ma anche eh, libanese o eh, iracheno. Perché ad oggi sembrerebbe che invece Najaf abbia di nuovo il sopravvento su come, e che quindi l'islam o sciismo quietista, una visione quietista del, del, dell'Islam sciita prevalga su quello invece diciamo eh, di Khomeini sul Velayat-e-Faqih, d'altra parte anche al-Sistani che, che tra l'altro eh, ricordiamoci sempre questo, no? vedete come sono intrecciate le storie, la massima autorità religiosa in Iraq sciita è al-Sistani che è iraniano di nascita ma lui è sempre stato un avversario di Khomeini ha sempre avversato l'interpretazione di Come Non ha mai sposato il Braghiate Fagli. Oggi, eh, insomma, sono, sono, sono queste le, 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 le dinamiche. Sarebbe interessante studiare da più vicino, sarebbe interessante anche magari ascoltare qualcuno che è, è più vicino e conosce, conosce i personaggi, i ruoli e le dinamiche e anche le regole di, di tutto questo. Intanto ringrazio Francesca per averci seguito. Speriamo, il, il personaggio è un personaggio affascinante, è, è una storia, anche quella, Libano e Iran sono, sono due storie che si intrecciano, cioè, è impossibile per esempio parlare di rivoluzione iraniana e della guerra in Iran Iraq senza parlare del, del, della guerra civile in Libano, di Hezbollah e, del, e anche del, dire, delle prese degli ostaggi no? a Beirut, Adesso, eh, senza quel, quelle azioni che erano di Hezbollah, ma alcune delle persone sequestrate occidentali erano americani, francesi. Vennero portati direttamente in Iran. Quindi quella fu una guerra eh, asimmetrica in cui l'Iran giocò le sue carte anche per, per, perché era un paese in guerra, no? era un paese che, che era in guerra contro l'Iraq, un Iraq sostenuto da buona parte: anzi, da, da tutto l'occidente. E, e, e si giocò anche questa guerra sporca, diciamolo così. Così come io. Eh, vi, eh, il, il link che vi ho messo sopra eh, rimanda anche a, a, un, a, un, a un libro in particolare che credo sia, sia interessante, eh, in cui si parla appunto di, eh, di, 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 di spie, si parla di, di storie degli anni Ottanta, del Libano di quegli anni e, e può essere molto interessante il, 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 il libro in particolare. Si chiama The Good Spy, cioè la, la spia buona, e parla appunto di uno un, un, dei più grandi di agenti segreti americani e, opera, che operavano a Beirut in quegli anni. e Si lega questa storia anche a questioni iraniane e poi anche alla stessa storia di Musa Sander Ma insomma, magari di questo, poi, di questo parleremo, parleremo un'altra volta se ci sarà, se ci sarà occasione. Bene, allora ehm, io eh, a questo punto direi che possiamo eh, dichiarare chiuso il televoto, quindi chi, chi ha scritto Gioco con di Russo ha fatto bene, adesso togliamo e, e giochiamo così vediamo chi è che vince il premio. Eh, questa volta era un po' che non giocavamo, quindi insomma ci sta anche eh, rigiocare dopo, dopo un pochino, anche perché è sempre un modo per condividere anche poi. Materiali o comunque cose che, che ci piacciono, ecco qui la nostra ruola: siete in 13 a, a, a giocare. Vediamo chi sarà il vincitore, la vincitrice. Questa volta vediamolo subito. Ta, 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 ta. Speriamo qualcuno che, io spero sempre, qualcuno che non ha mai, mai vinto. Ta, 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 ta. Francesco Francesco. Vinto il, uh, hai vinto il, uh, uh, il calendario o il libro. o Il libro già c'è l'hai Comunque scrivimi per favore, così me lo ricordi, e ti mando e ti mando poi il, il premio. Allora, intanto, io vi ricordo a tutti, grazie per essere stati con noi. Grazie, Giovanni, affascinante! Meglio che leggere un giallo. Grazie, eh, sì, eh, sì, ma, ma infatti, le storie di, di, di quegli anni alcune sono veramente sembrano uscite da. Da, da un libro giallo, da un libro di spie, da una, però sono tutte vere. Eh, di, Raffaele dice ancora, come dice Andreotti, a pensare male eh, si fa peccato, ma spesso si indovina. Eh, ma probabilmente sono più di, 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 motiva, di un motivo eh, per credere che effettivamente quest'ultima ipotesi possa essere quella più, così, forse più concreta, eh, quella di, cui, di un intervento in quegli anni. Ricordiamoci che Gheddafi allora ave, era, era una, una, una figura che voleva emergere poi no, nel mondo. Dell'islam, del mondo eh, arabo soltanto dopo lui sposò invece l'idea di percorrere una, una leadership eh, africana. E eh, insomma, anche su quello poi ce ne saremo di, di, di cose da dire. Eh. Non Posso riposta benissimo, te lo mando allora, te lo mando perché comunque è molto interessante. Andrea molte complimenti, grazie, figura molto intrigante. Grazie mille per questa serata. Grazie a voi. Allora, io vi ricordo l'appuntamento di dopo domani sera mi raccomando iscrivetevi perché guardate questo è un film molto, mo è veramente affascinante, a me è, è un film che ha colpito tantissimo, è un po' strano, eh? ve lo dico subito, ci sono delle parti in cui eh, è, è un po' così, però eh, bisogna iscriversi per registrazione, ricordo sempre che poi il film chi si iscrive così lo può vedere soltanto in diretta mercoledì, gli abbonati al canale YouTube invece lo possono vedere quando gli pare, nel senso che poi ricevono da me una, un indirizzo, quel qui devo chiarire anche un po', là, ricevono un link che è diverso da quello che mando a tutti per iscriversi e lì lo troveranno sempre, quindi mi raccomando, non fate confusione. Perché purtroppo posso capire, ma è l'unico modo per venirci un po' incontro. Poi ricordo il gruppo di lettura di giovedì e poi settimana prossima, dopo Pasqua, parleremo di nuovo di cinema Lela e i suoi fratelli. Bene, direi che è tutto per questa serata. Io vi ringrazio per essere stati con, con noi, per essere stati insieme. Eh, se, il, se la serata vi è piaciuta mettete un like se siete, dovunque siate su qualsiasi serata che stiate seguendo se siete su youtube iscrivetevi al canale att attivate le notifiche se poi ci tenete in modo particolare anche a ricevere Altra materiale in esclusiva a sostenere, a fare in modo che appunto queste serate durino il più lungo possibile abbonatevi al canale sono soltanto 4,99 euro al mese e, e date una mano perché consentono insomma, un po' di coprire almeno qualche spesa grazie Raffaele, molto interessante ci vediamo mercoledì d'angolo a perfetto grazie Massimo, Alessandro, Stefania grazie a tutti, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito ci vediamo mercoledì, mi raccomando il link lo trovate qui sopra comunque ve lo rimanderò, lo troverete anche su, su tutti i social, iscrivetevi ci vediamo per vedere il film Gennaiate B the God di Sharam Mugri mercoledì alle ore 21 grazie davvero a tutti è tutto. Buona serata.